Nelle puntate italiane in onda la prossima settimana l'ex domestica di Francesca respingerà Godoy, il fratello di Sol cadrà da un burrone. Lo sceneggiato di origini spagnole Il Segreto, prodotto da Boomerang TV e scritto da Aurora Guerra, riesce sempre a sorprendere con numerosi colpi di scena. Le anticipazioni degli episodi che i telespettatori italiani vedranno la prossima settimana ci rivelano che l'ex domestica Fe Perez respingerà Mauricio Godoy dicendogli di non voler intraprendere nessuna relazione sentimentale con lui. Terribile incidente, invece, per Prudencio Ortega che precipiterà da un dirupo durante il salvataggio di Julieta Uriarte. Il Segreto, Don Ignacio sequestra la figlia. Nelle puntate che saranno trasmesse su Canale 5 da domenica 2 a sabato 8 settembre 2018 il perfido Don Ignacio, per non essere smascherato da Consuelo, ordinerà alla figlia Julieta di andare a vivere con lui alla Venta. Intanto Emilia troverà un escamotage per far incontrare Fe e Mauricio. Nello specifico l'ex domestica resterà rinchiusa nella sua bottega in compagnia del capo mastro. Nell'occasione la Perez apprenderà che in questi mesi il Godoy le ha scritto numerose lettere che non ha mai ricevuto per colpa della sua ex padrona. Nel frattempo Francesca farà di tutto per far sapere a tutta la Spagna che la casa di accoglienza per i bisognosi è stata costruita per merito suo. Dal canto suo la Uriarte e il padre avranno un imprevisto e saranno costretti a trascorrere la notte in un paese situato vicino a Puente Viejo dopo un guasto all'auto. Tiburcio accetterà la proposta di matrimonio di Dolores che successivamente annuncerà a familiari ed amici che presto coinvolerà a nozze con il circense. Sol e Prudencio uniranno le loro forze per ritrovare la nipote di Consuelo. Per riuscire nel loro intento i due fratelli faranno credere a Francesca di doversi recare da una parente gravemente malata ma la Dark Lady riuscirà a scoprire che i suoi pupilli l'hanno ingannata. Nel frattempo Don Ignacio, dopo aver aggredito la consanguinea, la abbandonerà in un capanno. Mauricio decide di riconquistare Fe, Prudencio si risveglia dal coma. Sol riuscirà a salvare la sua amata Julieta mentre Prudencio cadrà in un burrone durante il tragitto ma per fortuna non perderà la vita. A questo punto l'eroina di Puente Viejo, dopo aver ucciso con le sue stesse mani l'arcigno padre, si recherà alla villa di Francesca in compagnia degli Ortega. Durante il processo ai danni di Severo il dottor Zabaleta confesserà che Venancia Almagro è morta per cause naturali. Intanto Julieta sarà sempre più convinta che suo padre si è alleato con la Montenegro. Mauricio, dopo aver discusso con la moglie, deciderà di riconquistare Fe. Francesca si scaglierà contro la nipote di Consuelo per aver sospettato di lei. Dall'altra parte Sol farà una promessa al fratello appena si risveglierà dal coma. In particolare il maggiore degli Ortega deciderà di non intromettersi più tra Prudencio e Uriarte. Nel frattempo Gracia confesserà un suo segreto a Don Anselmo mentre il figlio di Graciano Lazzar avrà un gravissimo incidente sul lavoro. Per finire nel quartiere spagnolo giungerà la giovane infermiera Laura Moreno per sostituire il dottor Zabaleta. Mauricio, invece, incasserà un secco no da Fe che si rifiuterà di tornare con lui.